nostra storia inizia ad Adlersburg, dove il Lord del Castello aveva convocato degli eroi perché lo difendessero dal folle dottor Frankenstein. Un pistolero vagabondo in cerca di avventura. Erano solo in quattro a difendere il castello dagli attacchi del dottor Frankenstein e dei suoi servitori. Il dottore rideva alle mani dei suoi servitori, già che quella era la notte della vendetta di Frankenstein. Quella notte nessuno era sicuro, nemmeno della propria identità. Così ci incontriamo ancora, vecchio amico. Non per l'ultima volta, spero. Mi sto sovraccaricando. Un'oscura presenza si materializzò. Staniamo. Il mio tempo viene a prendere le vostre anime. Eccoli che arrivano. La leggenda vuole che il drago di Borghia sia stato maledetto per aver tradito. Nessuno scusa. Il rinnegato. Preparatevi all'elettroshock. Arrivando da fonte. Forza, qui dentro. Retrobomba a sinistra. Bomba a destra! Ecco chi arriva!
Il sudore dalla fronte, mentre la fiamma dell'evocatrice. L'evocatrice non è più tra noi. Un soldato senza nome. Mentre la battaglia infuriava, il dottor Frankenstein vede la sua spettacolare comparsa. Mi pentirei di aver deriso il dottor Jameson Frankenstein! Nemico in vista. Il dottor Frankenstein aveva stretto un patto con la strega delle brughiere, dal quale neanche la morte lo avrebbe. Cino scacciò il lievitore, che venne inghiottito dall'oscurità della vita. Finalmente, la maledizione del lievitore. Madonna guerriero. Bomba in fuga! Preparatevi all'elettroshock! Frankenstein fece la sua comparsa. Più veloce del pensiero. I miei servitori non muoiono mai.
sono qui per la gloria